L'amore a Napoli, cari amici, l'amore a Napoli, perché ricevo da una cara amica, mi pare che questa cara amica sia signora Fiorentina, mi pare, ricevo una sorprendente notizia che è apparsa sul quotidiano Il Mattino, però è apparsa anche un po' in tutto il mondo, perché una giornalista di fama internazionale è stata a Napoli e ha detto che Napoli è la città in tutto il mondo, Napoli è la città migliore per fare l'amore, per una donna. E io vi metterò poi l'articolo apparso sul quotidiano Il Mattino, ve lo metterò nel riassunto di questo video. Però la sostanza è che adesso in tutto il mondo circola la notizia che per una donna, specialmente per una donna single, Napoli è la città migliore dove poter fare l'amore. Mi pare che ci sia scritto che ogni donna single che vada a visitare Napoli avrebbe a disposizione una decina di uomini. Allora io non so se questa brava giornalista di fama internazionale descrive anche quello che ha fatto a Napoli con questa decina di uomini, non lo so, non mi interessa. Dico soltanto che Napoli è una città sorprendente, molto sorprendente. Se torniamo al periodo precedente dell'Unità d'Italia, dovrei ricordare che Napoli era una delle città europee più rinomate. Una delle città europee più rinomate, Napoli. Poi con la formazione dell'Unità d'Italia Napoli ha perso importanza, ma ai tempi del regno delle due Sicilie, il regno dei Borboni, Napoli a livello europeo era tra le prime città. Adesso torna agli onori della cronaca. E Napoli per via di questa grande giornalista di fama internazionale che dice che una donna single a Napoli si trova tanto bene che ne è rimasta a disposizione 10 uomini per sé. Vabbè, cari amici, io ne approfitto per far vedere a voi e anche a tutti i partenopei questa mia opera che è dedicata al passaggio dal matriarcato al patriarcato, in un certo senso è dedicata all'amore come era il matriarcato. Ok, cari amici, bene, grazie cari amici, a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.